Bella, mamma Roma. Bella quando la guardi all'alba con il primo caffè da una delle terrazze di un bed and breakfast che ha i contorni della Tana Sicura. Quando dalla mela di Roma guardi la mala Roma che si sveglia o che non è ancora andata a dormire. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. Giri lo zucchero con la paletta di plastica mentre ti accendi la prima sigaretta. Diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta. Pensi a quanta strada dovrai fare anche oggi a piedi. Pensi a quanta bellezza puoi vedere anche in una città che non ti regala niente, che assorbe tutto e che ti ripaga in sopravvivenza. Eh sì, perché a Roma non vivi, a Roma sopravvivi. Fatti reali e inventati si mischiano facilmente per le strade e le piazzette dei quartieri. Siamo all'Appio Latino, quartiere implicato in Mafia Capitale, forse più di qualsiasi altro. Qui, nel regno dei Gramazio, rimasti invischiati nei rapporti con Ercecato o Massimo Carminati. Qui ci sono generazioni di rapinatori che hanno fatto storia e mito tra i quartieri, soprattutto nel vicino Alberone. Qui ci sono ex militanti che la galera l'hanno vista per davvero, a volte per azioni violente, altre per malavita, uomini e sigle del passato, vittime e carnefici di quegli anni di piombo che hanno lasciato molti più morti di quelli che ogni libro può scrivere e descrivere. Certe scelte ti uccidono senza farti finire sotto una lastra di marmo freddo. Tra i bar rinomati per il tiramisù e quelli di quartiere, un mondo all'apparenza normale vive e si nasconde contemporaneamente. L'invisibile è prassi anche quando le bocche si avvicinano all'orecchio, nascondendo con le mani le labbra. Come dei Totti o dei De Rossi qualsiasi, quando in mezzo al campo sanno di essere sotto l'occhio attento delle mille telecamere. È in uno di questi momenti che la settimana scorsa una notizia è iniziata a rimbalzare tra chi lì in P ci vive. Oh, orecchie alte. Le guardie sono avvelenate, stanno a girare in borghese per tutta la zona. Cade la pioggia e tutto tace. Lo vedi, sento anch'io la pace. Cade la pioggia e questa pace è solo acqua sporca e brace. Chi lo dice arriva in uno scooterone nero, di quelli che ti preoccupano la vista, di quelli che sfrecciano veloci tra il traffico, di quelli che hai letto mille volte nelle ricostruzioni di rapine e gambizzazioni. Uomo di mezz'età, anonimo alla vista, ma con pedigree di tutto rispetto. Una delle regole che impari sulla strada è che l'ombroso non ha scritto regole definitive. Ma cosa è successo per determinare questo allarme? È presto detto. Il sequestro di due persone, due italiani. Motivo? Soldi, ovviamente. Da restituire o da estorcergli? Non è chiaro questo nel passaparola che interessa il mondo di sotto. Quello che sembra certo è che i rapinatori siano di zona e che le forze dell'ordine stiano battendo il territorio in lungo e in largo. La trapela ufficialmente da polizia o carabinieri, neanche ufficiosamente. È solo la strada che lo bisbiglia. E non sono voci fantasiose di ragazzini. Sono parole dette da chi ha esperienza e ha il pelo sullo stomaco. Oh, orecchie alte. Le guardie sono avvelenate, il borghese per tutta la zona. Voci che non sono mai dette a caso. Voci che manifestano preoccupazione per i business che si fermano, per gli impicci che rallentano. E non è strano che nulla arrivi all'informazione in questi casi. Non sarebbe la prima notizia sull'argomento, se trovasse conferma, che viene nascosta alla stampa. Lasciato nel dimenticatoio negli anni Ottanta, il rapimento lampo è forse il segnale più evidente della difficoltà di lavorare sul lungo termine per chi delinque.
Si cerca un colpo importante che possa portare nelle tasche un bel gruzzolo in modo veloce e senza tantissimi rischi. Le rapine alle banche sono ormai per i rubagalline, visto gli importi che hanno nelle casse gli istituti di credito. Merito delle forze dell'ordine, che sono sempre più presenti, sempre più vicine a coprire un gap che si era fatto troppo pesante negli ultimi decenni. Il sequestro di persona a Roma non è solo a scopo di lucro, anzi, i sequestri fantasma sono una delle pratiche più in voga nella capitale. Per mandare messaggi non troppo velati, per far capire che gli scherzi sono finiti. Sono quei rapimenti a carattere punitivo, un settore in costante aumento, invisibile e violento. Se nel sequestro di persona a scopo estorsivo c'è una certa cura della vittima, discorso diverso bisogna fare per quello con finalità di recupero crediti o intimidatorie. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Quando va bene, sono solo le costole che vengono rotte, ma quando va male, sono braccia spezzate come rami secchi e cacciavitate alle gambe, fino all'osso. Il tutto condito con minacce fatte da pistole in bocca e fosse scavate dalle vittime. Nulla di inusuale in certi mondi. Nulla che non implichi anche la morte. La pineta di Castelfusano, quella che si trova lungo la strada che porta ad Ostia, era e rimane uno dei cimiteri preferiti per certe pratiche. Banda della Magliana Docet. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come... Cambio di potere in una zona, dosi di stupefacente non pagate, questioni di bassa politica da strada, un buffo, un debito non pagato, il mancato saldo di una rata all'usuraio di zona, uno sgarro da rimediare. Mille i motivi di un sequestro che può durare ore o giorni, nel silenzio di una città, che a volte prende i contorni di una giungla, da sempre. È un rapimento fantasma quello di cui parla la strada, uno dei tanti. Un sequestro senza vittime e carnefici ufficiali, ma credibile come le precauzioni che il mondo di sotto sta prendendo in questi giorni per continuare a lavorare. Anche questa è Roma. Una matriosca di uomini e regole, per cui la vita vale il peso di un rotolo di banconote. Roma, Roma nuda. Roma nuda.